La nostra missione è quella di favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi 2 anni di vita. Vogliamo cambiare il mondo una nascita alla volta, accompagnandoti nei primi 1000 giorni d'oro per lo sviluppo del tuo bimbo. Lo vogliamo fare perché le neuroscienze affermano senza ombra di dubbio che se cambi l'inizio della storia, puoi cambiare l'intera storia, la puoi plasmare a tuo piacimento. Il termine primi 1000 giorni di vita è stato coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, indicando quel periodo unico ed irripetibile per lo sviluppo del bambino, che va dal concepimento, quindi dall'inizio della gravidanza, fino ai primi 2 anni di vita. Questi primissimi anni di vita costituiscono una finestra colma di opportunità durante la quale il tuo bimbo si sviluppa più rapidamente che in qualsiasi altro momento della vita, ponendo le fondamenta della sua salute e del suo sviluppo psicomotorio. Nelle vesti di professionisti della salute accompagniamo ogni anno migliaia di mamme e i loro bambini in questo entusiasmante percorso che va dalla gravidanza ai primi anni di vita e sappiamo bene quali sono le difficoltà e gli errori più comuni che compromettono lo sviluppo di mamma e bambino, spesso causati da uno scarso supporto e dall'assenza di informazioni adeguate offerte loro. Dall'altra parte però sappiamo bene che grazie alle giuste informazioni e ai migliori consigli pratici che ti vogliamo offrire possiamo aiutarti a vivere una gravidanza felice e in salute, possiamo aiutarti a vivere un parto positivo e possiamo mostrarti come aiutare il tuo bimbo a svilupparsi al massimo delle sue potenzialità. Dal concepimento in poi, infatti, lo sviluppo del bambino nella pancia della mamma è un miracolo scientifico impareggiabile. Le cellule si duplicano alla velocità della luce e mese dopo mese si creano gli organi, la colonna vertebrale, le prime connessioni neurali e così via. Il mistero della vita prende gradualmente forma e mese dopo mese inizia a farsi sentire a suon di calcetti e movimenti dentro la pancia della mamma. La gravidanza è uno dei periodi più sensibili e magici della vita di ogni donna, sia da un punto di vista fisico che psicologico. In questo periodo una sana alimentazione, un'adeguata attività fisica e altre fondamentali accortezze nutrono lo sviluppo del tuo bambino nella pancia. Allo stesso tempo, prendersi cura del proprio pavimento pelvico e prepararsi ad un parto positivo seguendo un corso preparto moderno, multidisciplinare e pratico sono aspetti fondamentali per ogni donna. Con il parto poi, ogni mamma darà alla luce il suo bambino. L'allattamento al seno è la scelta migliore per la salute di mamma e bambino, ma deve essere protetto dalle giuste informazioni e da un valido supporto. I genitori abbracciano delicatamente tra le loro mani quel piccolo batuffolo indifeso, il cui cervello, in quella testolina così grande rispetto al corpicino, pesa soli 250 grammi. Dalla nascita in poi lo sviluppo infantile viaggia inarrestabile. Nei primi anni di infanzia il cervello del tuo bimbo cresce a una velocità strepitosa, moltiplicando le sue connessioni cerebrali al ritmo di 1000 neuroni al secondo e assorbendo come una spugna tutte le stimolazioni che il mondo esterno gli offre. In soli 6 mesi il peso del cervello del tuo bimbo quasi raddoppia e a soli 3 anni di vita avrà raggiunto l'80% del suo sviluppo. Il suo sviluppo motorio, lo sviluppo relazionale ed emotivo, lo sviluppo del linguaggio e lo sviluppo cognitivo rappresentano un universo in divenire, una tavola bianca che non viene dipinta tanto dall'eredità genetica quanto per la maggior parte dalle stimolazioni che i genitori offriranno tutti i giorni al proprio bimbo. Sì, hai capito bene. Alla nascita tutti i bambini sono uguali, nel senso che tutti loro dispongono ovviamente di un patrimonio genetico diverso, ma la loro linea di partenza culturale è la stessa. La costruzione della mente inizia ora. Ma chi insegna ai genitori a diventare dei buoni giocatori? L'aiuto e le informazioni che i genitori ricevono per allevare il proprio piccolo è in generale limitato ai consigli su igiene e nutrizione del neonato, aspetti molto importanti. Ma la salute e lo sviluppo psicomotorio e cerebrale del tuo bimbo non sono certo da meno, anzi. E chi insegna alla mamma e al papà che tornano a casa dal reparto maternità col loro adorabile batuffolo umano come prendersi cura di quei preziosissimi 250 grammi di cervello che il loro bimbo possiede? Chi insegna loro come stimolare il linguaggio, lo sviluppo motorio, lo sviluppo relazionale ed affettivo, lo sviluppo cognitivo, quello posturale e tantissimo altro? Alla nascita, il tuo bimbo è un miliardario del cervello, pronto a modellarsi su tutto ciò che esiste intorno a lui e che i genitori e i caregiver gli offrono. I primi 1000 giorni sono un periodo dorato che ogni genitore può e deve sfruttare per offrire il meglio per la salute e lo sviluppo del proprio bimbo. Ecco perché, dopo averti spiegato quanto ogni mamma e ogni papà
può fare per il loro bambino, il nostro consiglio è quello di spostare l'attenzione dal superfluo a quello che è davvero importante. Lo slogan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cita: se cambi l'inizio della storia, cambi la storia intera. Da qui allora nasce la nostra missione. Prendi per mano lo sviluppo del tuo bimbo dalla gravidanza in poi e rendilo un capolavoro. Investi nella tua salute e nello sviluppo del tuo bimbo e lasciati guidare in questo entusiasmante percorso. Saremo i migliori compagni di viaggio che tu possa avere. Ti offriremo tutte le nostre conoscenze affinché tu sappia come dipingere al meglio lo straordinario percorso di crescita del tuo bambino. Il suo sviluppo è davvero nelle tue mani.